Amici, siamo con Stefano Carta, presidente della cooperativa Sant'Andrea di Riolo Saldo, giusto? Sì. È una bellissima realtà, se ci puoi spiegare agli amici a casa, agli amici pescatori, di cosa stiamo parlando, insomma, quello che affronteremo poi noi nella sessione di pesca. Niente, benvenuti tanto nel compendio ittico di Spenas. Il tempo non è clemente oggi. Purtroppo bisogna accettare anche quello. Siamo nello stagno ittico di Spenas, uno stagno di 120 ettari, nel comune di San Veromilis, perché la cooperativa fa sede a Riolo Sardo e il compendio ittico, bisogna anche precisarlo, è del comune di San Veromilis. Niente, uno stagno dato alla nostra cooperativa, alla Pescatori Sant'Andrea in concessione, una cooperativa nata negli anni 56-57 da nostri padri, nostri zii, e noi giovani adesso la state gestendo. La stiamo gestendo. Quindi è uno stagno che voi avete dedicato anche alla pesca sportiva. Sì, da 5-6 mesi abbiamo deciso, per incrementare anche un pochettino il reddito e anche per dare la possibilità ai pescatori sportivi di potersi divertire e passare delle giornate con le specie ittiche si possono trovare in queste acque? Allora, qui noi abbiamo tutta la prima, dalle spigole, orate, sogliole, mormore, saraghi, muggini, abbiamo il mugilcefalo, il muggine per fare la bottarga. Bene, noi speriamo di poter catturare qualche bellissimo pesce di questo stagno. Ringraziamo Stefano che ci sta ospitando e invitiamo tutti i nostri amici a venire a trascorrere qualche bellissima giornata di pesca in questo contesto straordinario. Primo lancio, stiamo ancora preparando le canne e abbiamo avuto una partenza sulla Concept Feeder TB da 13 piedi ad azione medium. Sicuramente le stiamo mettendo alla frusta, in questi giorni le stiamo testando alla grande e fino adesso non hanno mai deluso. Purtroppo c'è un forte vento alle nostre spalle che non facilita il compito del recupero. Adesso non sappiamo ancora di che cosa si tratta. Da quello che dice Stefano, qui veramente c'è un po' di tutto. È una orata, primo pesce della giornata. Tanto naturalmente ci aspettiamo esemplari più grandi, però come inizio non c'è male. Gli diamo subito la libertà, vai e torna quando sei più grande. Altra cattura, sicuramente forse il momento. Abbiamo inizialmente buttato della pastura, no, ha lasciato o sta venendo verso riva? No, stava venendo verso riva, ha deciso di aiutarci nella fase di recupero. Altro giro, altra orata, è una tella, belle però, veramente belle, già questa.
adesso la canna è partita. È sempre così quando iniziamo una spiegazione tecnica. Essendoci il palo, conviene gestire da questa parte il combattimento. Ed è una spigoletta questa. Dovrebbe essere una spigoletta piccola che naturalmente slameremo e la lasceremo subito. Che è veramente piccola e merita di crescere un altro po'. Ecco che va via, piano piano. Abbiamo avuto una partenza sulla 14 Strong, dovrebbe essere un bel pesce perché abbiamo messo il bibi, è un pasturatore long range con pastura. Purtroppo le condizioni meteo stanno peggiorando sempre più, adesso è quasi nero alle nostre spalle, il vento prima avevamo alle spalle, adesso ce l'abbiamo. Dovrebbe essere un bel pesce questo. C'è Nicola che mi aiuta perché è veramente complicato. In questa fase sicuramente l'azione di ammortizzazione della canna ci aiuta tantissimo per attutire le partenze. Voi non potete vedere, ma nella canna veramente imprime delle testate. Perfetto, grazie all'aiuto di Nicola abbiamo concluso un'altra cattura. Guardate, l'amo, la serie 229. Innescato col bibi, l'abbiamo presa sul labbro superiore. E Nicola, stiamo andando bene, tu purtroppo hai perso una bella, vero? Sì, sì. Adesso comunque la giornata è lunga e quindi sperando che il tempo è clemente con noi ci faccia pescare. Vediamo. Adesso questo diamo subito la libertà, è il momento forse uno dei più emozionanti di lasciare un pesce. Ecco, che va via. Adesso abbiamo cambiato specie, all'amo un piccolo sarago. Questo tempo con i genimetri non sono la situazione migliore per fare per pescare, però per testare le canne, vento, pioggia, è una bellissima cosa. Nicola, mi aiuti un attimo a guadinarla. Nicola, vai, bravissimo. Questo già comincia a essere una taglia interessante, da solo non ho fatto nulla e l'amo è venuto via. Questa supera il mezzo chilo, la giornata è difficile dal punto di vista ambientale, ma dal punto di vista di pescosità ci sta dando già degli ottimi risultati. Veramente bella, guardate la dentatura. Per fortuna, sono state anche fortunate perché l'amo era ormai quasi fuori dalla bocca, infatti è bastato una piccola alleggerimento della tensione ed è venuto via. Anche perché non è facile che l'amo penetri in questo apparato boccale composto anche di placche e ossa,
con la quale la rorata riesce a schiacciare anche molluschi come cozze e altre conchiglie. Nicola, la sfida la sto vincendo io perché insomma, stai esagerando. Stai esagerando. Mi devo dar da però fare. Però devo stare tranquillo perché l'ho fatto un'altra volta con un campione come Marco Volpi e dopo mi ha dato la bastonata con una spigola. Io non sono Marco Volpi, però insomma. E me non esagerare, me lo tengo come amico. Dai, abbiamo questa, mi ha aiutato a guadagnarla, quindi siamo pari. Siamo pari, con questo tempo non era semplice fare entrambe le cose. Non ti darò vita facile però. No, su questo non ho dubbi, guarda, ti ho visto, sei cattivo, quando vuoi sei cattivo. Quindi noi adesso rilasciamo questa bellissima orata e ritorniamo in pesca. La rilasciamo, anche questa, la libertà, ci ha fatto divertire, secondo la cosa più consigliata è quella. Poi se uno giustamente vuole portare un bel esemplare da mangiare, non c'è nulla di male. Tra l'altro in questo impianto è anche come a messo. Eccola, abbiamo allamato probabilmente un'orata, la nuova canna prototipo presenta bene, una bella azione, il pesce adesso si frega perché passa attorno al paletto, no, ce l'abbiamo fatta, farò deviare. Ecco, ce l'ho fatta anche io. Iniziando non ho fatto il tempo a recuperare una bella orata che, vabbè, questa è più piccola, bisogna dirlo però. Sì, io l'ho leggermente più piccola, anche una bella orata. Guardate come ha ridotto il bibi. Anche questa naturalmente adesso Nicola la slama. Sta piovendo, come potete vedere, adesso lo rilasciamo subito e ritorniamo in pesca. Dico, l'ha pizzicato, l'ha scoppiato e poi la diffidenza, vedi? Un piccolo ma diffidente. È un salago. Salago picciuto. Guarda che bello. Che naturalmente li lasceremo subito. Bene, questa è un'oratella, purtroppo Nicola con questa sicuramente non può insidiare il mio record, però vediamo. Questa di nuovo col solito sistema a method con il doppio amo e finale lungo con il bibi. Vedi com'è lenta. L'altra spigoletta dovrebbe essere. Ha smesso di piovere e qualcosa si è smosso. Piccole ma divertenti.
Adesso speriamo naturalmente che arrivi la mamma, il papà, la sorella maggiore. Bene, noi oggi stiamo testando le nuove canne, quindi le abbiamo messe tutte e tre in pesca con tre metodi differenti di montature. Una canna l'abbiamo montata, ecco che sta forse di nuovo qualche pesce sta attaccando la nostra esca. Ormai è classico, appena iniziamo la parte tecnica con le canne in acqua ci parte la canna. Comunque una canna l'abbiamo montata a metodo con finale lungo in modo da sfruttare la doppia azione di questo tipo di pesca. Le altre due canne con classico run and rig con pastura, verme e bibi. Noi la stiamo facendo appunto per testarle, le abbiamo messe tutte e tre in pesca, ma è qualcosa che bisogna fare anche quando normalmente andiamo a pesca. Come in questa occasione noi stiamo affrontando uno specchio d'acqua che a noi è sconosciuto. Tra l'altro è uno stagno aperto da pochissimo, non siamo riusciti a reperire notizie su questo tipo di ambiente di pesca. Per questo motivo bisogna sfruttare tutte le tecniche, quindi se si ha la disponibilità di più canne, buttarle in acqua e cercare di capire il pesce, soprattutto quello che desidera, se desidera la pastura, bigattini, qui tra l'altro i bigattini sono vietati e quindi non li possiamo utilizzare, oppure la distanza soprattutto, qui non abbiamo neanche idea del che tipo di fondo ci troviamo di fronte, abbiamo sondato con un piombo, dovremmo avere 3 metri a circa 40-50 metri, il fondale dovrebbe essere tutto sabbioso, però è importante, siccome ci sono chiazze di erbai, comunque di alghe, capire appunto il pesce dove gira e dove lo possiamo intercettare. Quindi buttare più canne durante la prima parte della nostra sessione di pesca ci aiuta a capire questo. Poi naturalmente ci concentreremo dove eventualmente abbiamo trovato il pesce e in quella determinata zona. Le dimensioni sicuramente non eccezionali, però comunque è un pesce. Ed è uno spallotto. Non so cos'è, ma non dovrebbe essere un pesce. Erba è. La cozza forse? La ferma e mangiati il melone. Pesce. Prendeva il pesce più strano. Con questo ho vinto la sfida. Questo è un famoso pesce scoglio. Fanno anche i spaghetti allo scoglio. Appunto con questo. Bellissimo, guardate. Difficile da prendere perché è veramente ha tante bocche, è difficile da catturare, però. Mi dispiace per Nicola, la sfida oggi era al pesce scoglio, bellissima, adesso la rilasciamo con molta cura, lo rimettiamo in acqua e ridiamo la libertà, guardate, guardate come va via, bene, è andato via. In assenza di tocche, ripartita la canna. Abbiamo lanciato più in là con un piombo secco a cercare fortuna distante. Ecco una bella olata, un'altra bella olata. Qua mi raccomando, non me la gufare, eh? Cerca di fare il bravo. Vai e vai! E vai! Bella, bella questa, eh! Bella, bella! La signora olata finalmente l'abbiamo cercata.
parte della nostra impalcatura, anche se hai cercato di rendimi la vita difficile. Sabotaggio, però no, va bene così. Veramente bella. Ha mangiato sulla Concher sia da 14 piedi, la Strong, quella che ci permette tra l'altro di raggiungere distanze considerevoli e gestire pesci di questa taglia, insomma. Bene, l'abbiamo data la libertà, quindi grande soddisfazione, il test delle canne sta andando più che bene e ritorniamo in pesca. Cari amici, prima di salutarvi un piccolo focus sull'attrezzatura e sulle montature che abbiamo utilizzato. Per quanto riguarda attrezzature, abbiamo testato, Nicola ha testato un grezzo in fase di sperimentazione, io ho testato le nuove, anche quelli prodotti quasi finali della Concept C. Per quanto riguarda le montature e le pasture esche che abbiamo utilizzato, passerei la parola a Nicola. Okay. Allora, come esche abbiamo utilizzato il Bibi e il coreano. Anche perché qui anche è perché, vietato... Esatto, il bigattino, qui è vietato l'utilizzo del bigattino, quindi come montature le classiche, la classica running rig con cage, perché utilizziamo la pastura. Sì, rocket, comunque pasturatori long range per esatto. Vincere la forza del vento. Sì. Con la pastura Mare Nostrum, sempre il mix 50-50, già comprovata, Mare Nostrum con cefalo bianca. Con un'altra, anche un'altra montatura che ha funzionato bene, il Method con il doppio amo, il biamo con amo lungo, con innesco della pastura, e poi sull'amo lungo abbiamo messo un Bibi, che l'esca diciamo che ha dato più soddisfazioni qua. Un'altra tecnica che abbiamo sperimentato già in passato qui in Sardegna, l'utilizzo del piombo secco per raggiungere, per pescare un attimo anche fuori pastura, perché comunque ci sono stati momenti in cui siamo stati attaccati da piccoli salghi, esatto, bizzuti e altro pescetto. Col piombo secco siamo riusciti a lanciare, nonostante il vento, a grandi distanze, abbiamo raggiunto anche gli 80 metri. E questo ci ha portato qualche bella cattura. Esatto. Ecco papà Salvatore in cattura. Vediamo. Bella orata anche questa. Vediamo che le Concept C sono l'ideale per questi pesci. Bello, complimenti. Bella oratella. Beh, anche Salvatore ha catturato la sua orata, ha testato la Concept C, quindi adesso non ci resta che rilasciare anche questo pesce. Bene Nicola, abbiamo trascorso sicuramente una stupenda giornata di paddle fishing. Le condizioni meteo non ci sono state favorevoli perché c'è stata pioggia, vento, però le catture ci sono state e i pesci, splendidi pesci di questo impianto sportivo hanno reso tutto più accettabile e godibile. Quindi non ci resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo appuntamento di Dubertini Feeder in Tour. Aio! Ecco un bel esemplare di pietra travestito da conchiglia, questa è anche più pregiata di quella di Peppe, bellissima, guardate la bocca, la livrea, insomma, la gara la vinceva chi prendeva il pesce travestito da conchiglia e l'ho vinta io. Non so cosa vuoi fare con questa, innanzitutto non è un pesce scoglio. Questo è un pesce scoglio travestito da conchiglia, è ancora più raro. È una conchiglia, chiaramente la conchiglia. Infatti vinceva la gara chi prendeva il pesce conchiglia. Mi dispiace, questa volta hai perso. Stai imparando bene, eh?